Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Figliomeni per la sensibilità che sempre dimostra nei confronti di questi temi. E credo che nel momento in cui finalmente la Commissione delle Elette diventerà Commissione Pari Opportunità, credo e spero che lui possa essere uno dei migliori componenti quanto a sensibilità e preparazione, perché devo dire, dimostra sempre grande preparazione ed esperienza. Debbo però premettere che ci asterremo su questa mozione e le illustro anche i motivi, perché veramente spero che una prossima sinergia la metta nelle condizioni di poter aggiornarsi su quanto intanto si è già fatto e si sta facendo. Quindi assolutamente non vuole essere una posizione critica, ma una posizione di richiesta di collaborazione laddove sarà possibile prossimamente all'interno della Commissione. Allora, il primo capoverso che richiama la possibilità di una sinergia con altre forze dell'ordine, devo dire che questo è già in attuazione e una proposta del genere potrebbe persino risultare offensiva per quello che veramente l'impegno che già mettono di coordinamento. Sicuramente noi dobbiamo controllare o almeno dare il supporto possibile perché questo coordinamento si potenzi. Per il secondo punto è di fatto non strutturato, ma di fatto una consulta già esiste, perché quando il 24 novembre si riuniscono tutte le realtà che contrastano le discriminazioni e la violenza, è un momento di coinvolgimento e di passaggio di esperienze, di scambio di esperienze che ha portato dei frutti veramente interessanti. Fortunatamente l'assessora Marzano ha la delega finalmente alle pari opportunità e quindi sta strutturando quello che fino ad oggi non era stato possibile strutturare, ma lei sa meglio di me che la violenza ha due aspetti, un aspetto culturale e un aspetto sociale. L'aspetto culturale è per l'appunto sulla prevenzione ed è lì dove le pari opportunità devono operare. Sull'aspetto viceversa dei servizi che possono essere erogati, lì parliamo di politiche sociali, l'assessora Baldassarre e la Commissione Politiche Sociali lavorano molto per il contrasto e il supporto alla violenza e sono stati aperti nuovi sportelli di ascolto, nuovi centri antiviolenza. Per il terzo punto, devo rappresentarle che già i municipi lavorano in piena sinergia con le forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, dando seguito ed attuazione e sfruttando in modo positivo i loro programmi e proponendo i progetti nelle scuole, supportando la diffusione dei progetti di Polizia e Carabinieri nelle scuole, che sono pienamente coinvolte. Come le dicevo, no, come le dicevo, sì, le ho rappresentato l'apertura degli sportelli municipali, ma le volevo ricordare per quanto inerisce al Consiglieri, però quarto mi chiedo punto. di Sì, ho abbassare un finito. minimo, no, a parte lei consigliera di terminare, ma i consiglieri di fare silenzio e di prendere posto, grazie. Ah, Prego. grazie. Le ricordo le due mozioni recentemente approvate da questo Consiglio che riguardavano proprio la possibilità che l'Avvocatura Capitolina entrasse in collaborazione e sinergia con associazioni di avvocati per poter rappresentare l'amministrazione in pieno, visto che la legge ancora non lo consente in maniera immediata e quindi almeno mediata. E la mozione per il maggiore supporto alla Polizia locale per meglio efficientare la sua possibilità di intervento di prevenzione e di contrasto alla difesa delle vittime. E ho il piacere di informarla che il neocomandante Di Maggio ha già convocato per i giorni prossimi l'assessorato, le presidenti delle commissioni politiche sociali e pari opportunità e tutti i dipartimenti e le unità operative di Polizia locale no, per dare appunto un contributo maggiore e un efficientamento maggiore delle forze di polizia locale. Quindi io veramente ringraziandolo ancora per questo
suo impegno, le dichiaro nuovamente che la nostra astensione ha semplicemente un valore così di presa d'atto, non vuole essere certamente una bocciatura a queste richieste. Grazie.